Oggi affacciati a una finestra che dà su una campagna, facciamo tappa con il libro dei Lupalanca, Padre Vostro, edito Rubettino. Lupalanca è un collettivo di scrittura a geometria variabile, come si definiscono, perché a scrivere non sono sempre le stesse persone. Lupalanca è anche una bella realtà di questa Calabria perché ha varcato i confini regionali. Alcuni libri, come appunto il romanzo Ti ho vista che ridevi, è stato premio Giacomo Matteotti nel 2015. Qui siamo in presenza di una prova diversa dalle precedenti, perché i Lupalanca hanno sempre scritto romanzi. Questo non è un romanzo, non è un saggio, non è un diario, ma è tutte queste cose insieme. È un genere indefinibile, ma la scrittura è invece molto profonda. Intanto guardiamo la copertina, è il rosso, un rosso cupo, un rosso che richiama il sangue, e poi c'è una porta chiusa. Quella porta chiusa forse nasconde qualcosa che non vorremmo vedere, e infatti quella porta chiusa nasconde l'orrore. Forse l'intento del libro è proprio aprire quella porta, guardare in faccia uno degli episodi più terribili della cronaca italiana degli ultimi 20 anni, l'omicidio per mano della giovanissima Erika, complice il suo fidanzatino Omar, della madre e del fratellino a Novi Ligure nel 2001. Ma sbaglieremmo, come ho sbagliato io, se diciamo pensassimo che al centro della narrazione ci sia appunto la vicenda di Erika. No. Allora apriamo quella porta e troviamo invece che a essere protagonista della storia è il padre, un padre. Il padre di Erika, Francesco De Nardo, che è, guarda caso, originario di Maida. Lontano da tutti i riflettori, Francesco De Nardo ha fatto la scelta di stare accanto alla figlia durante tutto il periodo di detenzione. Quella stessa figlia che non solo gli ha sconvolto la vita, ma gli ha levato anche gli affetti più cari. Dunque, pulito l'orrore, si può guardare oltre? Ecco che il libro diventa una riflessione a più mani sui temi più svariati concepiti durante proprio il lockdown del 2020, sulla famiglia, sulla sua crisi, sulla forza dell'amore, sulla forza del perdono. Ogni capitolo apre con delle frasi tratte dalle lettere di Aldo Moro alla famiglia durante la sua prigionia. Un altro padre. Ci torna in mente quell'immagine di Aldo Moro sotto la stella a 5 punte targata BR, l'immagine di un uomo sfiancato, emaciato, un'immagine questa volta in bianco e nero che diventa il padre dei padri che implora la salvezza mentre scrive alla moglie e ai figli. Così il titolo Padre Vostro ci riporta, o almeno mi ha riportato, alla preghiera più bella per laici e cristiani. Padre nostro, che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. In una delle pagine, all'inizio, Lupalanca ci dice: mi chiamo Lu, Lupalanca per l'esattezza, e respiro solo quando manipolo la vita delle persone, quando ne cambio all'improvviso le sorti. Sono un fabbricante di destini che parte sempre dalla realtà, ma poi mescola quello che è vero con quello che è solo probabile, verosimile o ipotetico. Esisto se c'è da scarabocchiare intorno a quello che è noto, provando a immaginare come sarebbe potuto essere. Cosa sarebbe successo alterando l'ordine degli addendi? Come sarebbe finita se si fosse pronunciata una parola piuttosto che un'altra? Se si fosse dato retta all'istinto e non alla razionalità o viceversa, se si fosse conservata la freddezza e la prudenza invece di lasciarsi ammaliare dal canto delle sirene. Ecco, è straordinario quindi quello che ha fatto Francesco De Nardo. Se spegniamo il canto delle sirene e apriamo queste pagine, avremo bisogno di un lapis per immergerci nella densità delle parole, sottolineare le riflessioni, per fermarle e farle nostre. Ancora, leggiamo a pagina 8.
Tra qualche mese saranno 20 anni da quel maledetto 21 febbraio del 2001 e allora l'unica cosa che si può fare è raccontare ciò che non è stato raccontato, la potenza del perdono, il coraggio del padre, la funzione rieducativa della pena, la possibilità che l'amore trionfi. La sua storia, ingegner De Nardo, è una storia speciale, una storia che farebbe bene a questo paese che ha smarrito appunto l'amore, il perdono, i grandi esempi e finanche il valore della paternità. Ci permetta di raccontarla. Lupalanca ha raccontato questa storia, io l'ho letta e la consiglio proprio perché è una storia Padre vostro da dedicare a tutti quanti noi in un momento questo storico appena passato con il Covid e tutto quanto in cui forse avremmo bisogno davvero di riscoprire quelli che sono i veri punti di riferimento della nostra vita e della vita di tutti quanti. Noi ci vediamo la prossima volta.